Sua Altezza può contare su tutto il mio appoggio se vuole prendere moglie Nini, perché io farò il possibile per convincerla. Oh, bene, signor maggiordomo. Grazie, venga. Sì, cosa vi occorre? Io propongo lei, per chiudere bene questo accordo, di fare doppio matrimonio, signora, con ambasciatore e io scelgo con Nini. Non può fare come vuole, qui le regole sono differenti, deve capirlo. Insomma, va bene, io rispetto tutte le culture, ma mi sembra un po' folle. Gli avevo appena detto che è la mia fidanzata e vorrebbe sposarla, ma non ha alcun senso. Assolutamente, non ha alcun senso. Mi ha riso in faccia, è imbarazzante e io non posso accettarlo. Tu che cosa c'entri? Ha chiesto di sposare me, non Selina. Io sono l'ambasciatore di Santa Juliana, doveva consultare me prima di fare una simile richiesta. Perdonami, Tomas, ma quello più coinvolto qui sono io. È con me che doveva consultarsi, ma non ti preoccupare, toglieremo questa idea dalla testa di quello sceicco. No, io toglierò questa idea dalla testa dello sceicco, perché Nini non sposerà nessuno. Cosa? Andiamocene da qui. Qui non c'è tranquillità. Penso che una donna, per decidere di sposare un uomo, prima di tutto i due devono conoscersi, frequentarsi per un po', sentire il cuore che palpita, devono uscire a prendere un gelato, magari una cena romantica da soli, a lume di candela, e dopo forse si danno un bacio, e dopo il famoso bacio, carina, e dopo il famoso bacio, allora magari decidono, vuole che la metta in festa? Sì, se mi lascia tranquilla la metto. E, insomma, dopo un po' di tempo decidono di fidanzarsi, così intanto riflettono. Mi sta ascoltando? Sì, certo, io sto ascoltando te, ma adesso è inutile parlarne, bellissima, perché in realtà tu sei già diventata mia moglie. Cosa? Quando? Cioè? A Mascadè, quando la fidanzata accetta una corona di fiori e poi la mette in testa, automaticamente acconsente al matrimonio. Ti sei sposata. È la mia occasione per togliermi di torno quella combina guai. Non vedo l'ora che lo sceicco la porti via in mezzo al deserto. Ma così fai un torto a me. Io voglio sposare Nini, è la mia fidanzata. No, Victor, per favore, puoi avere tutte le ragazze che vuoi. Lei non ha nulla di speciale. Io sono innamorato di lei. Giorno. Amica Vi. Cosa? È l'immagine sacra del bambino di Mascadè che è venuto qui per proteggerla. Sebastian, visto che sei qui e che ti intendi un po' di questioni legali, no? Sono un avvocato. Sì, avvocato. Come si separano a Mascadè? Come fanno a divorziare a Mascadè? Victor, permetti che ti dica una cosa. Conosco le leggi del nostro paese, non quelle di tutto il mondo. Bene, visto che non è il tuo campo, non conosci un legale, un consulente del luogo che ti possa dire come funziona il divorzio lì? Aspetta, fammi pensare. No! Siete parenti dello sceicco? Noi siamo mogli. Mogli? Ha ben 4 mogli, ma... 4 che possono viaggiare, altre 43 rimaste in nostro paese. 43? Lei è Nini, che è... Sono la nuova moglie di vostro marito. Tu sei nuova moglie? E togli queste mani, non mi toccare. Io faccio quello che se mi pare. Se non vuoi finire davvero nei guai, lascia stare il nostro ritrovo ai nostri amici, intesi? Porta via i tuoi scagnozzi, basta. Sapete che c'è? Io lavoro e voi non fate niente. State tutto il giorno senza fare niente. Ma vogliamo smetterla con questi atteggiamenti, no, per favore? Non lo smetto, perché sono davvero stanca. No! Coraggio, salutare mia moglie. Non preoccuparti, faremo di tutto per tirarti fuori da questa situazione. Grazie. Parker? Non finisce qui. Nini! Tuo marito mi ha offerto ora 15 cammelli. Voglio creare una grande divisione militare con truppe cammellate. 15? Sì. Per me ha offerto solo 9. No, a me non interessano i cammelli o i gioielli. Io sono innamorata di quell'uomo. Ma Nini, vivrai avventure fantastiche. Non mi interessano. E non ti sposare. Non è facile, sono costretta, non posso non sposarmi. Voleva me, signor Parker? Sì, esatto. Voglio che annulli questo matrimonio. Nini è mia. Se è un problema così grande per lei che sia sposato con Nini, io invito lei a battersi a duello, signor Parker. A duello? Sì, signore, duello. Chi vince terrà Nini. Lei è disposto, Parker? Per Nini? Sì, sono disposto.